Entra nel vivo la campagna elettorale a Piedimonte Matese in vista dell'11 giugno, giorno del voto per la elezione della nuova amministrazione comunale del nuovo sindaco. Un dopo cappello sofferto che vedeva alla vigilia ben 6 liste pronte a scendere in campo, poi diventate 3. Fermento in città, capannelli ovunque, anche questa mattina. L'unico argomento di cui si parla in queste ore sono ovviamente le elezioni comunali. Ma chi sarà il sindaco fra Carlo Grillo, Fabio Civitillo e Luigi Di Lorenzo? Noi abbiamo avvicinato quest'ultimo e sentite che cosa ci ha detto. Allora, dottor Di Lorenzo, si era tentato un accordo con altre forze politiche che volevano scendere in campo, poi che cosa è successo? Di fatto non si è riusciti a attuare una sintesi tra le varie anime, era difficile per ciascun gruppo trovare una sintesi, visto che si era partiti ciascuno da lontano con un proprio progetto, raggruppando, ovviamente, come si fa di solito, amici, diciamo, persone con cui si condivideva un qualcosa. Quindi, data anche forse la pletora di persone, era stato difficile sia per quanti aspiravano, avevano ambizione di far, diciamo, partecipare come candidato sindaco, sia per il numero di candidati, riuscire a fare una sintesi. Infatti mi sembra che i candidati a sindaco erano parecchi. Sì, di fatto sì. Beh, Angelo, l'amico Angelo era partito da lontano, quindi non ha nascosto l'ambizione, insomma, ha cercato di far capire che noi come lui eravamo partiti da lontano, per cui era stato difficile, più che fare un passo indietro a me, proporre un nome diverso rispetto a quello che il mio gruppo aveva espresso. Quindi, più che, diciamo, avere io le remore circa il fatto di fare un passo indietro verso di lui, La problematica nostra è stata che il gruppo aveva espresso il mio nome e quindi non era più il gruppo di Lorenzo, ma io sono semplicemente un'espressione di questo gruppo con cui avevamo iniziato il cammino. Questo. Ecco, perché se dovesse dirci il perché si è candidato? Ripeto, siamo partiti da lontano, da qualche mese fa, io da una parte, l'amico Gianluigi dall'altro, abbiamo cercato di aggregare e poi, una volta fatto il gruppo, una volta coese le varie anime, venendo anime anche che rappresentavano diversi pensieri, insomma, poi c'è trovata la sintesi su una persona. Ecco, quindi il gruppo ha espresso il mio nome più che io essere stato il collante di tutto. C'è qualche provvedimento che farà nel momento in cui verrà eletto, il giorno dopo, subito? Qual è? C'è un tema che lei sente particolarmente? Sicuramente la necessità principale è adempimento, cosa che, diciamo, che qualsiasi amministrazione che si insedia deve fare, è prendere coscienza di quelle che sono le potenzialità e le criticità economiche. Senza quello è difficile, senza avere contezza, diciamo, percezione esatta di quello che è la realtà di cassa, capire quali possono essere i primi passi da fare. Di idee e proposte ci sono tantissime, ma di fatto poi c'è da far fronte a quelle che sono necessità delle coperture economiche, senza che ci si dice bugie, insomma. C'è un sogno per Piedimonte, un suo sogno personale, che cosa vorrebbe realizzare subito? Il sogno da fare nei primi giorni è senz'altro ridurre gli sprechi, cercare di spostare parte di quello che, diciamo, i comuni si sostengono per la maggior parte, per il 90% sugli introiti, sulle tasse, per cui cercare di recuperare tutto il recuperabile e spostarlo su quella che è la parte di spesa corrente, quindi puntare molto su qualità della vita e, diciamo, la parte della gestione della città, che negli ultimi anni sembra essere stata un poco messa a parte. Questo. Qual è il punto forte del vostro programma elettorale? Diciamo, è difficile, abbiamo tantissime idee. La riqualificazione del decoro urbano è senz'altro la cosa che più preme ai cittadini ed è quello che sicuramente cercheremo di fare da subito. Ovviamente si entra in gioco, l'amministrazione che vincerà entra in gioco già con un bilancio di previsione già fatto, quindi per cui bisogna andare a vedere bene che cosa il commissario ha messo in campo, insomma, come ha indirizzato già alcune cose. Sappiamo che c'è un avanzo di cassa di 7.000 euro, ma che di fatto è vincolato, quindi non so quante risorse pronte ci sono, questa è la realtà. Bisogna riverificare tutti i ruoli che sono stati mandati e c'è, insomma, c'è da fare un lavoro che nei primi 5-6 mesi sarà improntato soprattutto sulla entrare nella macchina amministrativa. Senza quello è inutile fare un libro dei sogni, insomma. Questa è l'ultima domanda, pochi secondi per lanciare un messaggio ai suoi elettori.
Il nostro gruppo è senz'altro un gruppo ricco di persone con competenza. Il gruppo delle donne ci offrirà, al di là di chi verrà e entrerà nella macchina amministrativa con un ruolo da eletto, sicuramente ci offrirà competenza e voglia di lavorare. Questo, insomma, il paese al momento ha bisogno di saper gestire l'ordinario. Per lo straordinario poi ci vorrà un po' di tempo. Questo è quanto mi sento onestamente di promettere: impegno e sicuramente competenza relativamente a quello che è. Ovviamente c'è la necessità di recuperare quanto di buono è stato fatto e posto in essere, non è stato concluso dalla vecchia amministrazione, perché al di là del passaggio mio da opposizione tante cose buone sono state fatte e quelle che sono ancora da finire, da concludere, sicuramente vanno recuperate e terminate. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.